Ciao amici e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un confronto tra l'iPhone 12 Pro Max e l'iPhone 11 Pro Max, che anche se è più di un anno e mezzo quasi che sta in commercio, andiamo a vedere come si difende con il nuovissimo iPhone 12 Pro Max. Ho deciso di fare questo confronto perché me l'avete chiesto in tanti e quindi, dopo la sigla, andiamo a vedere come si comportano. Volevo fare prima una piccola prefazione, ossia vi volevo fare un po' un riassunto di quelle che sono le caratteristiche maggiori che magari differenziano questi due prodotti. Voglio partire un po' così: a livello di batteria fanno tutti e due allo stesso modo, nonostante l'iPhone 11 Pro Max è un 6,5 pollici, mentre l'iPhone 12 Pro Max è un 6,7 pollici, quindi con il polliciaggio dello schermo leggermente più grande, però l'iPhone 12 Pro Max riesce a fare più o meno in una giornata quello che fa l'iPhone 11 Pro Max. Quindi sono due battery phone, qualsiasi prendete, non sbagliate. Per quanto riguarda appunto ecco il display, abbiamo appena detto, sono due display bellissimi, non noto queste clamorose differenze, anche se l'iPhone 12 Pro Max pubblicizzano il fatto che magari è leggermente superiore. Possono andare tutte e due sott'acqua, ma comunque io eviterei, comunque sono tutte e due contro gli spruzzi, se cade un bicchiere d'acqua non fa nulla, soltanto che diciamo che lui riesce a stare sott'acqua, è migliorato rispetto all'iPhone 11 Pro Max, quindi diciamo che ha una performance di immersione migliore. Se andiamo a vedere poi per quello che riguarda il design, come vedete, diciamo la differenza è che lui è stondato. Quindi diciamo che quando lo prendete in mano riuscite ad avere forse una presa leggermente migliore, mentre di qua magari c'è una presa appunto migliore perché, come vedete, è ritornato ai fasti di un tempo, è squadrato. A me piace tantissimo questo design, però diciamo che questa appunto squadratura a volte vi sembra che avete un telefono più grande tra le mani. Quello sì. Quindi secondo me a livello ergonomia è migliore l'iPhone 11 Pro Max, anche se come già detto a discapito magari delle dimensioni leggermente più piccole, che però come vedete sono praticamente quasi identiche. Penso che nelle operazioni appunto di tutti i giorni non è questa la differenza. Per quanto riguarda le memorie sono praticamente uguali, 512, 256 e sull'iPhone 12 Pro Max inizia a 128, mentre il modello base qui è di 64 giga. Quindi quello magari potrebbe far pendere un po' da una parte o dall'altra, perché comunque 64 giga in più sono comunque importanti. Queste diciamo sono le due colorazioni uguali, come vedete qui. Sull'iPhone 12 Pro Max, non so se è una mia impressione, ma rimane leggermente più chiara la colorazione rispetto all'11 Pro Max, che era leggermente più scura. Come vedete, la differenza sostanziale sta nelle fotocamere, che se vedete nell'iPhone 12 Pro Max sono veramente, veramente più grandi. Stiamo parlando di quasi il doppio delle fotocamere dell'iPhone 11 Pro Max. Infatti, qui nelle fotocamere è l'aggiornamento più grande che c'è stato, e come vedete, qui abbiamo anche la LiDAR, cosa che qui non ce l'abbiamo. Non vi sto spiegando che cosa era LiDAR, ma comunque serve a fare un bel po' di cose e aiuta anche nelle fotografie. Se non l'avete visto, andate a vedere la recensione completa dell'iPhone 12 Pro Max, ve lo lascio qua sopra nelle schede. Inoltre, diciamo che qui le fotocamere sono le stesse, ma migliorano tutto. In più, nella fotocamera principale qui abbiamo uno stabilizzatore, il sensor shift, quindi direttamente sul sensore, mentre qui la stabilizzazione rimane solo ottica. Quindi, anche dal punto di vista video, ci si aspetta che l'iPhone 12 Pro Max faccia video migliori rispetto all'11 Pro Max. Inoltre sulla focale telezoom abbiamo 2,5x di estensione ottica contro i 2x dell'iPhone 11 Pro Max, quindi anche se siete patiti magari di ritratti, l'iPhone 12 Pro Max fa meglio. Sulla grandangolare sinceramente non ho visto queste grandi differenze rispetto all'anno precedente. Diciamo che tutte e tre le fotocamere dell'iPhone 12 Pro Max acquisiscono la modalità notte, cosa che invece sull'iPhone 11 Pro Max abbiamo solo sulla fotocamera principale. Quindi anche questo è molto importante se magari voi siete delle persone che scattano tante foto notturne. Questa è un po' l'introduzione per quelle differenze che sono tra questi due smartphone, che come avrete capito la differenza reale di tutti i giorni lo fa soprattutto il comparto fotografico, perché
su altre funzionalità non vedo tutta questa differenza appunto. Ora spostiamoci all'interno dei nostri due iPhone e andiamo a vedere il classico test che vado a fare, lo speed test sulle varie applicazioni aperte e chiuse e poi il benchmark finale e andiamo a tirare le conclusioni. Seguite. Innanzitutto, come vedete, andiamo a vedere che tutti e due i telefoni non hanno app in background, quindi possiamo iniziare a aprire le app una per volta. Allora, partiamo da impostazioni, pari, andiamo su Instagram, leggermente prima iPhone 12 Pro Max, andiamo su Google Maps, leggermente prima 12 Pro Max, di un'inezia ma prima, andiamo a aprire l'app fotocamera, pari, andiamo a aprire YouTube, leggermente prima iPhone 12 Pro Max, andiamo a aprire Safari, ha fatto prima 11 Pro Max, forse non so se perché non aveva la pagina caricata, però ha fatto leggermente prima qui. Andiamo a aprire l'Apple Store, prima 12 Pro Max, andiamo ad aprire l'app musica, Apple Music, prima 11 Pro Max, andiamo ad aprire l'app calcolatrice, pari, andiamo ad aprire mappe di Apple, vediamo se c'è una differenza, direi pari, andiamo ad aprire Apple TV, e qui ha fatto prima, ma praticamente qui non c'è l'iscrizione, quindi potrebbe aver inciso, però ha fatto prima gli 11 Pro Max. E poi andiamo ad aprire per ultima l'app fitness, e siamo più o meno pari. Diciamo che il 12 Pro Max di poco, ma diciamo che in questa categoria fa un po' meglio. Ora andiamo a vedere con le app già aperte chi fa meglio. Iniziamo da Google Maps, 3, 2, 1, pari, app fitness, pari, Instagram, pari, calcolatrice, pari, fotocamera, pari, Apple TV, pari, Safari, pari, mappe di Apple, pari, App Store, pari, YouTube, pari, impostazioni, pari e pari. Quindi ragazzi, direi che sull'apertura delle app in background diciamo che è praticamente alla pari, anzi senza praticamente, si comportano completamente allo stesso modo. Come abbiamo visto invece sulle aperture delle app da zero, l'iPhone 12 Pro Max fa meglio, anche se non esageratamente, ma di poco, però fa meglio. Ora ci ritrasferiamo sui nostri iPhone e andiamo a vedere i benchmark, quanto i due telefoni sono vicini o distanti. Vi ricordo ragazzi che prima di passare sui nostri iPhone, vi ricordo che ho messo lo stesso grado di luminosità, ho messo praticamente tutto uguale e stanno, come vedete, anche sotto la stessa rete wifi. Quindi adesso apriamo il nostro benchmark. Ok, iPhone 11 Pro Max e iPhone 12 Pro Max. 3, 2, 1, via.
avete potuto vedere, l'iPhone 12 Pro Max è leggermente in vantaggio sull'iPhone 11 Pro Max. Vediamo se terrà questo vantaggio fino alla fine. Forse, e dico forse, come vedete, l'iPhone 11 Pro Max ha recuperato qualcosa rispetto all'iPhone 12 Pro Max, ma adesso si sta distanziando. Mentre loro stanno finendo di portare a termine il test, vi volevo solo dire una cosa che prima non ve l'ho detta. Intanto l'iPhone 11 Pro Max sta recuperando rispetto all'iPhone 12 Pro Max la RAM interna. Sull'iPhone 12 Pro Max abbiamo 6 GB, mentre l'iPhone 11 Pro Max arriva a un massimo di 4 GB, quindi comunque, considerando anche questo, con 2 GB in più l'iPhone 12 Pro Max sulle app in background dovrebbe fare meglio. Quindi diciamo che in questo test non l'abbiamo visto, perché la differenza sulle app in background praticamente non c'è stata, però magari se aumentavamo il test con tante app, cosa che però diventava troppo lunga, io non l'ho fatta, sicuramente qualche differenza si vede. E con questa apro una parentesi, che ad esempio io l'anno scorso avevo l'11 Pro Max e magari facevo una storia su Instagram, poi uscivo, facevo un'altra cosa, rientravo e la storia non c'era più. Mentre invece sull'iPhone 12 Pro Max quest'anno questa cosa ad esempio non mi è mai successa. Sono uscito dalla storia Instagram e quel lavoro che stavo facendo sulla storia lo sono ritrovato anche dopo 5 minuti e sono ritornato lì. Quindi questa è una cosa a chi serve magari di tenere un po' in considerazione. Ma ora andiamo a vedere la volata finale per vedere chi è dei due che riesce a spuntarla su questo test. L'iPhone 12 Pro Max ha finito in questo istante e questo è il suo punteggio e tutti i punteggi, e l'iPhone 11 Pro Max ha finito adesso. Come vedete, a potenza l'iPhone 12 Pro Max è superiore all'11 Pro Max su tutte le categorie, come era lecito aspettarsi d'altronde, perché comunque lui è l'ultimo uscito di casa Apple. Però devo dire che l'iPhone 11 Pro Max si difende veramente veramente bene. Quindi ragazzi, che dire, avendo fatto questo test, l'unica conclusione che riesco a dirvi e a consigliarvi è che l'iPhone 11 Pro Max è un gran telefono e ad oggi forse ancora ve lo consiglio rispetto all'iPhone 12 Pro Max se volete risparmiare qualcosa, perché adesso comunque l'iPhone 11 Pro Max si trova a dei prezzi veramente veramente più vantaggiosi rispetto all'iPhone 12 Pro Max. Diciamo che l'upgrade tra l'11 e il 12 Pro Max non è così vistoso. Ripeto, l'unica cosa, se siete magari come me dei content creator, l'unica vera differenza sono le fotocamere. Se voi lavorate parecchio con le fotocamere a livello un po' più professionale e con i video, allora l'iPhone 12 Pro Max vi darà molte più soddisfazioni rispetto all'11 Pro Max. Ma se tutto questo che vi ho detto adesso non vi serve, andate sull'11 Pro Max, che sicuramente non sbagliate e vi tenete qualche soldo in più in tasca, questo sicuramente. Ragazzi, spero che il video di oggi, come al solito, vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, che mi fa sempre felice e fa crescere la nostra community. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per avere tutti i prossimi aggiornamenti su tutti i prossimi video che usciranno. Inoltre, come al solito, seguitemi su tutti i social, Instagram su tutti, dove è il social che vi spoilerò tutte le settimane e tutti i giorni le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!